esiste un simulatore per qualsiasi cosa. Per l'agricoltura, i treni, gli autobus, per le capre e persino per gli scarafaggi. Uno dedicato all'abbattimento degli animali non dovrebbe quindi sorprendervi più del giusto, anche perché il territorio è stato esplorato tante volte dalla saga di Caperas, noto rivenditore di prodotti per la caccia che ha commissionato diversi titoli del genere a software house differenti nel corso degli anni, le quali mescolavano costantemente le carte in tavola. Si passava ad arcade in cui si uccidevano orsi, ghepardi e quant'altro come in un comune sparatutto, ad altri nei quali la caccia si faceva più seria e ragionata. Fatto questo preambolo, possiamo finalmente sviscerare Hunting Simulator, la cui intenzione traspare dal nome: proporre un'autentica simulazione di caccia senza compromessi. Un'intenzione che purtroppo non è stata replicata nel concreto. Attenzione però, perché l'impatto iniziale sembra dei più rosei. Che siano uccelli, felini, predatori, piccole prede e animali di grossa taglia, ogni specie è stata inserita nel suo habitat naturale, modellato sulla base di scenari reali. Le foreste boreali provengono dall'Alberta, una provincia del Canada occidentale, mentre i canyon sono ispirati dal Texas. Non mancano poi le Alpi o le catene montuose del Colorado o ancora la tundra dell'Alaska con le sue splendide pianure innevate. Ciascuna regione dunque cerca di non far rimpiangere nulla a chi cerca la varietà, ma non è tutto oro quel che luccica. Il piatto forte di Hunting Simulator è la campagna, attraverso la quale potrete prendere parte ad una serie di missioni, ciascuna caratterizzata da uno o più obiettivi. Si comincerà con una piccola manciata di compiti, per poi sbloccarne di nuovi col completamento di quelli già disponibili, con il conseguente sblocco di territori aggiuntivi e quindi di nuove prede da cacciare. Allo stesso modo si guadagna equipaggiamento extra, tra cui fucili, balestre e archi, per un totale di 17 armi, insieme a richiami e esche per facilitarvi nell'impresa. Sembrerebbe tutto al posto giusto, se non fosse che si tratta semplicemente di un gioco privo di anima. Le fasi di caccia, dal seguire le tracce degli animali all'utilizzo dei nascondigli, sono pervasi da una fiacchezza da lasciare interdetti persino i più permissivi. Per non parlare di tutti gli elementi che ruotano attorno all'alter ego virtuale, di cui si può scegliere persino l'aspetto tra qualche personaggio preimpostato. In primo luogo le zone sono enormi e passerete gran parte del tempo correndo da un punto all'altro della regione sperando di beccare qualche anima viva. Il problema è che l'esplorazione deve prostrarsi ad un sistema di resistenza davvero stringente, visto che dopo pochi secondi di corsa il nostro cacciatore dovrà drasticamente ridurre la sua velocità. Capiamo l'esigenza di rendere le dinamiche quanto più vicine alla realtà, ma il tutto risulta essere mal calcolato, oltre che fonte irrefrenabile di noia. A ciò si aggiunge uno dei problemi più gravi di Hunting Simulator: uccidere un animale non è divertente. Non per questioni etiche, che lasciamo ad altri spazi di discussione, ma proprio perché le sensazioni trasmesse dalle armi lasciano a dir poco a desiderare. Nemmeno l'effetto di rallentamento che precede l'impatto dà soddisfazione, proprio perché le animazioni che governano gli animali appartengono a generazioni passate e anzi ne abbiamo viste di nettamente migliori sulla ormai anziana PlayStation 2. L'unico spiraglio di luce appare quando si riesce a catturare una preda con un colpo ben assestato dopo ore di ricerca, ma più che di divertimento possiamo considerarlo una sorta di liberazione. E non basta una modalità di caccia libera, ancora quella multigiocatore, a risanare un titolo che fa acqua da tutte le parti. Sì, perché anche giocando Hunting Simulator con qualche amico, la situazione non cambia. Le regioni sono sempre le stesse, piatte e blande, le missioni diventano semplicemente più lunghe, mentre l'equipaggiamento almeno è già tutto sbloccato, pronto per essere sperimentato a dovere. Peccato che il codice che sorregge l'infrastruttura online faccia letteralmente le bizze, e tra difetti grafici e inspiegabili movimenti legnosi dei compagni ne avrete abbastanza dopo la prima sessione. E poi non si può certo parlare di un gioco bello a vedersi. Hunting Simulator, almeno su PlayStation 4 Pro, gira ad una risoluzione bassa, con delle vistose seghettature sui fondali che sporcano una visuale altrimenti sufficiente. I modelli degli animali non fanno gridare al miracolo, anzi, tutt'altro, mentre l'aspetto sonoro, totalmente privo di musica, svolge il suo mestiere nel ricreare versi e suoni ambientali.
Dovrete però convivere con una sequela di difetti minori di natura tecnica, tra i quali segnaliamo una dose massiccia di compenetrazioni poligonali, le quali rendono le sequenze di ricerca di punti strategici e nascondigli davvero strazianti. In breve, Hunting Simulator fallisce nell'essere un simulatore di caccia con una sua identità. Non è realistico, non sa di arcade e non riesce nemmeno ad essere un compromesso tra i due filoni e per di più pecca praticamente in ogni suo lato. Al prezzo pieno a cui viene venduto, fatichiamo a consigliarlo anche all'amante spasmodico della caccia. Confidiamo in una buona condotta degli sviluppatori almeno, forse con qualche aggiornamento la situazione potrebbe migliorare, anche solo leggermente. E qui è tutto per questa video recensione. Se vi è piaciuta, come al solito, non dimenticate di lasciare un mi piace e un commento per supportare il nostro lavoro. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it e noi ci risentiamo nel prossimo video. It's coming closer. To aim better and stabilize our shotgun, we just have to hold our breath and press the trigger. A precise hit. The animal dropped to the ground straight away. Let's go and get a closer look. We'll be right back.